Allora, quando si gioca a Clash Royale, le cose vanno fatte serie. Quindi oggi andiamo a fare la Change Your Deck Challenge seria. Che cosa significa? Che mi farò una partita con un deck, con un mio deck. E poi il restante saranno solo deck casuali presi dagli avversari. Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciscioia per 89, siamo tornati su Clash Royale. Vi volevo ricordare, qui sotto in descrizione trovate il mio referral link di Instant Gaming. D'accordo? Se lo utilizzate mi date un grande supporto, anche perché se questo video supera i 15.000 mi piace, prossimo episodio di Clash Royale cerco di regalarvi 2/3 codici durante il corso del video. Quindi i primi che si vedono il video se beccano i codici, 15.000 like secondo me li potremmo devastare. Allora subito un bel pollicione in su, vi porto su Clash Royale. Vi voglio ricordare, cosa ancora più importante, codice creatore CiccioGamer89. Se mi volete supportare, questo è il mio codice creatore, ma penso che ormai lo sanno pure i sassi, abbiamo fatto un casino per avercelo. Voglio partire con le golem. Volevo annullare la partita per aprirmi un baule. Non ce l'ho fatta. Sapete che Clash Royale, quando arriva il momento di non c'è sta niente da fare. Vado contro perché potrebbe essere o Arco X o che cosa? Arco, a me mi sembra solo, può essere solo Arco X. No, Bowler Mongolfiera. Ok, il drago purtroppo mi sarebbe servito in un'altra occasione. Allora, io potrei anche evitare di tirare qualsiasi altro tipo di cosa, perché, guardate, me lo immaginavo. Perché se io faccio così, speriamo di non sbagliare, ma io penso che ho sbagliato. L'allero se ho sbagliato. Sbagliato sì. E mo come mi difendo? Non mi difendo. E niente, raga, lui mi ha spappolato, posso dire la verità. Io ho sbagliato praticamente tutto in questa partita. Io ho sbagliato tutto. E la cosa buona di me è che io lo ammetto, quando uno sbaglia, sbaglia. E penso di aver proprio sbagliato qualsiasi cosa. Quindi la torre me l'ha fatta, il bowler mi fa male. C'ho, sì, i barbari scelti, ma che ci faccio che i barbari scelti? C'è quella principessa che l'ha usata da Dio lui. Veramente l'ha usata da Dio. Posso fare così? Uno mi rimane in vita. Mi è andato pure nella parte giusta, tra l'altro. Peccato? Vi posso dire peccato? Ah, guardate, l'ho buttata io sta partita, raga, eh. Cioè, la potrei... Allora, la potrei ancora vincere, è un grande parolone, ma l'ho buttata io, ok? Ne prendo atto. Il mio problema qual è? Semplicemente che giocando poco a Clash Royale faccio questi errori. Posso lanciare volentieri a sinistra il mio attacco? Io dovrei capire come andare a risolvere il problema principale. Sicuramente posso fare così. Sicuramente posso fare così. Vedi, lui era comunque counter, eh. Comunque lui era counter. Non lo so. Se riesco a fare lo sprocetato, forse con grande maestria. Forse. Ma non credo, sapete? Eh no, raga, purtroppo lui era molto counter. Diciamoci la verità. Lui era molto counter. Lui era veramente tanto counter. L'ho giocata male io. La potevo vincere. Senza problemi, raga. La potevo vincere. Non era così forte lui. Assolutamente. Ragazzi, mi dispiace, lo ammetto. Lo ammetto, sto giocando male, ma questo secondo me è dovuto al fatto che io non sto giocando come una volta. Non c'è niente da fare. Cioè, io non giocando altre 4 partite, partendo da adesso, sicuramente posso migliorare
Questo qua. Tanto le devo migliorare le carte, giusto? Quindi miglioriamole. Ce l'ho i soldini. Tanto va tutto migliorato, raga. Questo perché miglioro, dai, su. Ok. Quindi tanto è solo un pretesto. Mirko, gioca calmo. Mirko, gioca bene. Ce la puoi fare. Altre 4 partite. Io devo giocare calmo perché ce la posso fare. Mastino lavico, Lavalun, quel che cavolo che sia. È un problema? Sì. O parto diretto, ma pure qua, raga. Io invece posso inventare tutto quello che volete. Secondo me lui è molto aereo, quindi non saprei. Non saprei. Secondo me ci sta un botto, raga. Io vi dico la verità. Secondo me ci sta un botto. Tanto, tanto, tanto quello che ho fatto. Secondo me sì. Secondo me sì. Danni gliel'abbiamo comunque fatti un fottio, eh. Un fottio. Ma tanti, tanti, tanti. Diciamo che poteva andare meglio, poteva andare peggio. Lui ha una struttura, potrei uscirmene direttamente con questa. Ma dato che, avendo ciclato quello che è successo prima, io posso riuscire a rientrare dentro con un cavaliere e rifare lo stesso attacco se lui mi ripropone di nuovo lo stesso attacco. Dato che non me lo ha riproposto, io andrei a fare di questo. Io non so assolutamente come potermela cavare in questo momento. A me mi viene tanto di far così, raga, perché tanto io vado sotto torre. Gli faccio la torre e poi ne riparliamo. Sì, lo so che lui ha le frecce, so tutto, raga, lo so. Ok. La perdo la torre, secondo me sì. Secondo me la devo perdere. Lui è proprio counter, 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 counter. Faccio sicuramente così, così doppia. Mamma mia, lui è... Lui proprio mi sma... Lui se capisce che deve andare solo aereo, mi annienta. Se lui capisce che mi deve andare solo, esclusivamente aereo, mi annienta, regà. Ma mi annienta malissimo. Malissimo, mi fa un culo grosso come una capanna, regà. Ma veramente, eh? Cioè, mi annienta, regà. Io non posso fare niente. Ci sto provando, ma secondo me... Secondo me non... No. Secondo me no. Io non so se me la sto cavando bene o male, ma penso che comunque me la caverò male, perché povero me. Che faccio, raga? Io posso giocare bene quanto volete, mi posso impegnare quanto volete, posso fare tutto quello che volete, ma... Troppo counter. Proprio counter, 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 raga. Cioè, non posso fare niente. Cioè, proprio... Avete presente il matchup perfetto per perdere? Questo è il matchup perfetto per perdere. Io una cosa che non capisco, veramente, altre 3 partite, perché sennò, raga, poi mi incacchio come un... Veramente un tucano antico. Perché? Perché il gioco mi deve far perdere che sono bassissimo di trofei? Cioè, perché mi deve mettere contro i counter? È il secondo counter che trovo. Posso giocare bene, posso giocare male, sono d'accordo. Ma è il secondo counter che mi mette contro, dove io praticamente non posso fare niente. La prima partita l'ho persa io. Anche se era counter, potevo giocarmela sicuramente meglio di quello che ha giocato lui. Sicuramente. Sicuramente, sicuramente. Qui diciamo che lui sembrava che lui sapesse che tipo di deck potessi avere io, perché mi ha lanciato mini pecca e cavaliere così, senza motivazione alcuna. Dici, sai che c'è? Allora a sto punto lo tiro, tanto che me ne frega a me. Mastino lavico. Che vi devo dire, che la gente mi sta a giocare così? Ma perché ipotizzo che sono talmente tanto basso di trofei che sia anche giusto che io mi trovo sta roba. Guarda come mi stanno a giocare, raga. È roba brutta, eh. Roba brutta, brutta, brutta. Questo mi va bene, in realtà, come è andato. Mi va bene proprio tanto. Qui mi va un po' bene meno, perché... Boh, mi sembra un po' un accanimento, eh. Frecce perfette, raga. Frecce perfette. Raga,
Clash Royale tu puoi fare quello che vuoi. Se adesso lui mi tira il cavaliere, mi spezza. Mi spezza. Provo ad andarmene col minatore a sinistra. E che faccio? Minatore a sinistra per fare che cosa? Lo induco a... a giocare quello. Se lui mi attacca a destra fa proprio la miglior cosa, raga. La miglior cosa. Facciamo sicuramente così. E io questo posso fare. I miei attacchi così fanno schifo, raga. Così i miei attacchi fanno veramente schifo. Lui, vabbè, si fa fare qualche danno. Lo so, ma... difficile, raga. Veramente difficile. Lui non so se sta facendo bene a fare quello che sta facendo, eh. Non lo so. Tanto, raga, questa è tutta roba persa. Non è che posso fare niente. Vedi che faccio. Lui c'ha le frecce. Io non posso fare niente, raga. Vedi. E che faccio? Potevo farcela? E che ne so io. A me mo dite. A me mo dite, che ne so. Certo, è sicuro che... no, raga, non ce la posso fare. Boh, io la mia idea me la sono fatta. Io la mia idea me la sono fatta. Così è ingiocabile. Così è ingiocabile. Ma vi dico perché. Chi se ne frega, non succede niente. Mi devo fare altre due partite. Perché io qui avevo un mazzo tutto volante. Lui aveva un mazzo... guardate, raga, ma... lui aveva un mazzo tutto di terra che però mi counterava. Perfetto. Frecce sul mastino lavico. Drago infernale su tutte le mie cose pesanti. Per me io ero morto. E pure come ha giocato lui all'inizio, senza senso. Senza senso. Bastava un bowler. Bastava la mia struttura. Lui era morto. Quindi in realtà io penso, ipotizzo, che mi sta matchando così sia perché sono bassissimo e sia perché è arrivato quell'algoritmo orribile che io devo perdere per forza. Ho questo presentimento. Questo presentimento qua. E pure questo, raga. Ma io mi posso inventare quello che volete. Lui mi ha distrutto tutto, raga. Lui mi ha distrutto qualsiasi cosa. Almeno ce la stiamo giocando, per carità, eh. Guarda quanto è forte la strega, ragazzi. E io mi devo fare per forza prendere danno. No, perché sennò lui mi tira giù la torre. Ma che devo fare? Cioè, io posso giocare bene quanto volete, ma io che cosa devo fare? Sì, ok, sono counter della Valchiria. Wow, fantastico. Fantastico. Bello, sono contento di essere counter della Valchiria. Mi fa proprio tanto, 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 tantissimo piacere. Davvero. Porco due. E mo? Non c'ho niente, raga. Non ho niente. Non ho niente. C'è una strage, raga. Non ho niente. Oh mio Dio. Raga, è bruttina così, eh. Io non so come fermare questa storia. Io non so come fermare questa storia. Cioè, le frecce erano girate completamente a caso. Completamente a caso, raga. Ma ragazzi, muovetevi perché... sì, evviva! Evviva, evviva, evviva! Sono proprio contento. Posso dirlo di essere contento? Sì, posso dire sì. Non ho niente per continuare l'attacco. Completamente inutile. Sicuramente questo qua dietro, perché mi serve forza e volontà per fare così. Io quello devo fare attenzione, assolutamente. Vedi, già leggermente girato meglio sto giro. Sto giro leggermente girato meglio. Vediamo un po' se...
Non lo so, raga. Io ci ho provato, ma secondo me ho sbagliato. Perché se lui mi tira... Ok. Forse troppo dietro. Sì. Ok. Mamma mia che fatica, raga. Che fatica. Lui c'ha il coso, ve lo ricordo. Esatto. Provo, sto provando a mandare completamente in puzza tutto il suo algoritmo. Ci sto provando, ma... Ok. Che lui può clonare, cioè lui può fare tutta quella roba pazzesca, Potevo giocare meglio questo? Ok, finché non mi colpisce... A me va bene. Non lo so. Io sto a provare, raga. Sto a buttare tutta la roba dentro e... Il problema è che quello mi tiene proprio fuori. Raga. Secondo me lui mi fa... Adesso mi strappa proprio. Quello non l'avrei giocato, sinceramente. Se mi tira la cosa sono morto. Ok, me l'ha tirata laggiù. Meno male che è un po' scemo qua. Questo. Leggermente. Esatto, c'ha lui. Mamma mia, ragazzi, che cosa mi sto inventando. Veramente, i treni. I treni, raga. Lo sto un po'... Ok. Però non è che posso usare... Guarda che roba, guarda. Mamma mia, ragazzi, che cos'è? Per forza, raga, non mi posso... inventare nient'altro. Io non riesco, raga. Io non ci riesco. Che faccio? Va, va, lui si butta tutto in difesa. Che storia, raga. Che storia. E come facevo? Mortacci me le sta facendo perdere tutte. Per favore, guardate, io non ve voglio dire più niente. Cioè, nel senso, ditemi voi, perché chi se ne frega. Raga, io ci sto provando. Ammetto che non ci sto giocando tanto a Clash Royale. Ammetto, tra l'altro, di oggi di essere molto distratto perché c'ho tante cose... Devo fare tante cose. Questo è vero, me ne rendo conto. Ma da dire che sto proprio giocando male. Mi sembra un po' bruttino da dire. Cioè, nel senso che non mi sembra corretto. Perché secondo me lui non ha neanche giocato bene, raga. Lui non ha giocato bene perché se lui mi faceva gli sgherri e poi mi buttava la clonazione e faceva cose pazzesche. Cioè, capito? Stiamo a trovare tutta sta roba qua, raga. A me va bene pure che esplode, non mi frega niente. Ok. Io capisco tutto. Va bene. Va bene. Mi dispiace, raga. Mi dispiace tantissimo. Io non so come potermela cavare. Mi dispiace. Va al di fuori delle mie potenzialità. Non so davvero come fare. Posso fare così. Meno male che lui ha sprecato qualcosetta lì a sinistra. Magari qualche dannino. Però a me mi conviene fare così. Non è che posso fare niente, raga. Cioè io devo fare per forza così. Vedi, perché mi rimane uno scheletrino. Ok. Sì, evviva. Questa io però la devo difendere. Che faccio? Non difendo, siamo matti. Ma sai che mi fa questo? Another one. Va bene. Guardate che io, secondo me, vi ho detto, questa è una bella giocata. Secondo me è una bella giocata. Lui si deve difendere tanto qua. Lui si deve proprio difendere tanto. C'ha le frecce, raga. C'ha qualsiasi cosa lui. Lui c'ha qualsiasi cosa.
Ve lo ricordate che lui c'ha le frecce? Sì. Ok. Lui c'ha le frecce. Non mi dispiace tantissimo. Il problema è che... come mi difendo? Io sono bravino che mi rimangono delle cose sicuramente in vita. E fin qua. E fin qua. Tutto ok. Secondo me vado a perdere. Io ve lo dico. Ok, le frecce le ha utilizzate. Perfetto. Regà, io mi dovrei fermare qua. Ma come faccio a fare un video di Clash Royale davanti a voi che mi seguite da anni e avere un risultato così pessimo? Io non posso. Cioè, se io faccio così, io mi sento male. Cioè, io mi sento male. Va bene? Tra l'altro devo stare attento che se no porto il deck tutto a livello 14 e perdo un video. Io ve lo dico, poi magari già ho fatto. Ah, vabbè. Bello sto domatore così, è proprio bello. Potevo anche tirarlo meglio per non farmi fare una hit. Questo che c'ho in mano è un deck veramente orribile. Questo pure. Brutta storia. Questo non mi interessa. Molto bene. Non penso che lui ha già girato. Minchia, stiamo a giocare tutti con lo stesso deck. Ma com'è possibile? Siamo matti. Questo sicuramente mi può dare una mano, magari a recuperare un po' di... guarda che roba questo. Ma che siete matti? Ma come fate a fare queste giocate? Come vi vengono in mente di fare queste giocate? Ma solo a me non mi sarebbe mai venuto in mente di tirare la tornado lì. Ed è riuscito a difendere. Non stanno bene, raga. Non stanno bene. È l'unica cosa che posso fare, raga. Tirargli i cazzotti così in faccia a questo e poi quello fa male. Non è che non fa male, eh. Fa male, attenzione. Ok, allora a questo punto me lo ferma, ma neanche troppo. Cioè, in realtà va bene. In realtà va bene. Non me ne frega assolutamente niente, perché conosco benissimo il drago elettrico e non è così un problema. Me la sto giocando bene. Sì, me la sto giocando bene. A inizio video è stato un massacro proprio, raga. Cioè, proprio, se servi chi può. Veramente un massacro. Sì, però io adesso so di essere in vantaggio, quindi devo stare calmo. Io, secondo me, gli devo andare a testa. Non ho niente da giocare bene. Questo Baby Dragon, secondo me, è tirato un po' così. Questo è molto buono. Questo è molto buono. Qui sono stato bravo. Devo fare attenzione perché lui ha... lui ha la tornado. Non so se vi ricordate. Ok, la torre me l'ha, tra virgolette. Non lo so. Non lo so. Vi dico la verità, non lo so. Ok. Questo sicuramente non male. Sicuramente non male. Una torre per una torre, raga. No, ci sono riuscito. Però mo mi arriverà qualcosa di brutto. Esatto. Mini pecca alla sinistra. Il domatore alla sinistra. No, non ci sto a capire niente. Mini pecca alla sinistra, ho detto bene. È riuscito a farmi torre, eh? Non so se avete notato. Con calma, che lui ha sprecato un botto dell'Isir Mirko. Lui veramente un botto. Si deck orribili. Orribili. Ok, ci può stare. Immagino che questa potrebbe essere una soluzione giusta. Immagino che anche questa possa essere buona. Probabilmente questo è buono.
Non lo so. Ok. Non so se ho giocato bene. Non mi sembra, c'ho sta sensazione così. Allora, sicuramente questo qua. Sicuramente questo qua. Lui c'ha il coso. Quindi parto qua dietro, quello che dammo una botta. Lui c'ha il domatore, quindi me lo manderà sicuramente qua in caciara. Ok. Che bel casino. Ma posso dire che è un bel casino? Merda. E dai su, porca di quella. Ok, dovrei avercela fatta, va. Mamma mia, let's go, che fatica. Perché l'ho sovraffatto, no? Quindi Quella maledettissima tornado. Incredibile. Che carta malefica. Vi dico solo che per me è una carta malefica. Ok, quindi io spero di avere ancora qualche carta da portare nel livello max. Ok, quindi pecca. Ma penso a te, si te pare che ho fatto tutto? No, non... ancora ci siamo. Devo fare ancora tutto qua. Quindi avevamo detto registro attività, copio mazzo, lo metto qui e lo incollo. Dai. Mamma mia, sto sempre uguale, raga, con i trofei. Sto sempre uguale. Ci andiamo un po' a condizionare. Sto sempre uguale, non mi muovo. Poi la terremoto io non sono capace assolutamente di utilizzarla. Quando mi tirano il domatore di cinghiali, di solito mi fanno un grandissimo culo. Tornado? No, ma perché vi giuro mi aspettavo la tornado. No, ma questo non c'ha senso. Questo qua tirato così. Tirato così non ha senso. Sai che c'è? Gran cavaliere me lo riservo per dopo, va. Ok, che forse ho fatto pure bene. Quel coso purtroppo non mi sembra che ci avrà una grande vita, eh. Non lo so. Ho una tornado, terremoto, scarica, guarda questo, che minchia c'è. Non lo so se la scarica può aver dato i suoi frutti. No, Mirko, ricordati che la scarica non è buona. Ricordati questo, Mirko. Che bel attacco. Leggermente potente. Leggermente. Ricordiamoci questa parola. Mamma mia, mi ha distrutto, raga. Col senno del poi devo attaccarlo dall'altra parte. Mi ha distrutto, raga. Allora, in realtà io la mongolfiera la posso gestire. Cioè, io questi deck che ho in mano non li conosco e non so i deck dell'opponente. Però vi dico che il deck contro questo qua lo posso gestire effettivamente. Lo posso gestire perché ho i draghi che mi danno una mano incredibile. Se io faccio così e lui mi zompa sopra, io lo faccio incazzare e me ne vado così, d'accordo? Posso pure esagerare e continuare a fare così. Facciamo così. Sì, qualche dannetto, ma niente di che. Potevo giocare molto meglio prima. Giocare così per me è abbastanza inutile adesso.
Mi ha arato, raga. Mi ha arato. Peccato. Guardate che questa l'ho persa io, eh. Questa l'ho persa io. Mi ha fatto un singolo attacco di mongolfiera che mi ha distrutto completamente tutto. Questo a me mi fa un botto dispiacere, raga. Mi dispiaccio proprio perché sono proprio partite. Ma comunque io penso che sia una mia tematica, cioè una mia metodologia stessa. Ma stria del cazzo, che proprio sbaglio. Cioè io non posso, voi a te quanti ancora dobbiamo portare su, io non posso perdere queste partite perché semplicemente sono un scemo. Cioè non posso farvi dei video lunghi un milione di cose perché prendo, cioè, capito come? Non posso. Quella macchina volante, ma come la gestisco? Quella fa male. Hai capito, sì? Come si fa a gestire la roba? E lui con degli sgherri e la, mi fa gli stessi danni quasi che io ho fatto a lui. Easy. Easy, easy. Però è vero che probabilmente in questo momento potrei essere un po' counterello, eh. Probabilmente. Io questo qua lo lascio viaggiare da solo. Vediamo se tante volte mi dirà qualcosa. Secondo me questo ci può stare. Vedi? Bravo Mirko. Finalmente ti vedo giocare decente. Non dico bene, decente. E lui mi rifà la stessa cosa di prima. E io riprovo uguale a prima. E io riprovo uguale a prima. Perché qualche danno io lo faccio. Vedi? Questo per me è importante. Questo per me è importante. Non devo assolutamente prendere danni qua. Assolutamente. Quindi a me va bene così. Goblin Lancieri, se mi le lascia ettare. E facendo così, sì, becco una pizza. Però magari incominciamo anche a giocare un pochino sul serio. A fargli qua. Però serio? Mi sembra leggermente tanto. L'unica cosa che mi viene da fare a sto momento è così, raga. Mamma mia, quanto è forte, raga. Fortissimo. Fortissimo. Raga, ma io ho perso. Che faccio? Che gli dico? Che gli faccio, raga? Lui c'ha la gelo. Ok, ma no, non ce la faccio. Mi dispiace, non ce la faccio. Forse sì. Forse ce l'ho fatta, incredibile. Ma levate, va! Levate! E levate, va! Mamma mia, ragazzi, che fatica. Che fatica. E mi tocca sempre poi giocarli con questi deck. Cioè, non è che... Mi tocca sempre giocarli sti deck, eh? Mamma mia, ragazzi. Oh, non riesco a superare questa soglia. Cioè, mi devo fermare. Mirko, tu dopo un po' ti devi fermare. Cioè, io devo fare altri video, devo fare altre cose, raga. Cioè, non mi posso mettere qua a stancarmi. Belli questi. Voglio vedere come mi blocco. Dai, tira la sfera infuocata, che di solito ce l'avete sempre la sfera infuocata. Pure questi sono leggermente rotti, eh. Vi potrei anche dire come, però. O come cosa. A me mi è sembrata la cosa più giusta da fare. Mi dico la verità. Tanti danni.
Secondo me ho giocato al meglio delle mie possibilità qua. Te pareva? Te pareva? Che lancio qua? Posso lanciare il domatore, ma... Secondo voi era il caso? Secondo me no. Secondo me no. L'unica difesa che mi viene in mente, raga... Aia. Porca miseria. E beh, torre per torre. Che dobbiamo fare? Torre per torre. Diciamo che sono mezzo counter io, perché per il fatto che lui c'ha quello, io c'ho il pecca. E quando mi muovo? Ok, questi però posso fare così. Eh beh, diciamo che c'ho qualche cartina per renderlo inefficace lui, eh. Però non ci ho girato bene il deck, probabilmente. Il deck non ce l'ho girato bene. Perché se tiro questo, dopo lui come lo fermo? Anche è vero che non ce l'ha, quindi in realtà potrei... In realtà io potrei fare così, che me frega a me? Che mi frega a me? Posso fare così. Che non mi sembra proprio male, eh. Non dovrebbe essere morta la torre. Certo, spaccata per metà, sì, però... Morta, 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 no. Sicuramente devo fare per forza così. Lui ha lanciato male quelle. Mo mi tirerà sicuramente qualcosa addosso. Ah no, probabilmente... Ah sì, no, ma pensa, me l'ha tirato con un timing incredibile. Potevo ghiacciare lì. Non lo so, mi avrei tirato i maiali, ma forse non li ha ciclati. Forse. Beh, ma questo non era capace di giocare, Cioè, questo può essere... Ero già counterello di mio. In più non era neanche capace di giocare. Quindi questo di... Che bello. Dai, mi faccio l'ultima... L'ultima come va, dai. L'ultima come va, perché poi c'ho... Ho detto c'ho da fare, raga. Incollo. Come va, basta. Basta. Poi ripeto, l'inizio partita... Cioè, l'inizio di questo video, ragazzi, è stato un massacro. Questo video è un... Cioè, lo dirò. Questo video è un massacro. Un massacro. Guarda questo che c'ha Peck e Gran Cavaliere. Ma possibile mai? Oddio, è matto questo. Cioè, era matto questo qua. Folle. Bah, vabbè. Che te devo dire? Vabbè. Non lo so, Almeno una hit. Almeno una. Almeno una. Almeno una hit. Ah, bro, io te devo fare per forza così. Non me posso permettere di avere qualcosa a livello 16 fortissimo che mi vuole spaccare. Spero che non abbia una... Una sfera infuocata. Per favore, difendetemi. Al meglio delle vostre possibilità. Dove fosse possibile. Ma la torre mi viene massacrata. Ma che potevo fare? Mamma mia, che danno. Danno mondiale. Un danno mondiale. Tiro un pecca da dietro, perché tanto ho capito che per lui c'è un deck folle, senza senso. Quindi una strega notturna. Oh, merda. Questo sicuramente devo fare per forza così. Lì c'è la fulmine, eh. Occhio. Mannaggia quello. Guarda che storia, oh. È sempre un'emozione. I video miei di Clash Royale sono sempre emozionanti. Non c'è niente da fa. Ok, tra l'altro. Guarda, nel dubbio non me ne privo, però... Che ne so, poi bastano 5 secondi. In 5 secondi sembra che la partita si accelera del 60. Cioè, sembrano partite del... Boh, registrano, non ho capito bene. Vabbè, sai che c'è. Levate, va. Voglio vedere che te inventi. Sono curioso.
Sono curioso. A cazzotti, porco. A cazzotti dovete andare sopra di quello. A cazzotti. Cioè, che dite, a cazzotti. Ok. Quindi facciamo di orco 2 a cazzotti. Ci credi? Ci deve capire niente più nessuno? Non frega niente. A me quello a livello 16 è mostruoso, eh. Mostruoso, mostruoso. Lì io non so perché lui me l'abbia tirato lì. Sinceramente, non ne ho la minima idea. Lì proprio non... Sì, bene. Lì va bene. Oh, raga, 5 secondi per riavviare il gioco. Era cambiato tutto. Meno male che mi sono sopravvissute le unità. Lui mi poteva far fuori tranquillamente con la fulmine. Tranquillamente. Lo sapete che però io una partita col deck di questo qua ma vorrei fa. Una partita con questo deck qua che è proprio particolare. Lo sapete che è proprio particolare? Che questo qua, tra l'altro, è simile al deck che utilizzavo tanto tempo fa. È quasi quasi una partitella... Una partitella goleardica, 41 minuti, non me ne privo. No, c'ho dei problemi comunque con Clash Royale. C'ho dei problemi. Potrei arrivare a 5.009. Wow, pazzesco, pazzesco, pazzesco. Pazzesco. Lui. E che ci faccio con lui all'inizio? Vabbè, io sono matto, lo sapete, non è che mi frega niente. Quello la posso gestire. Per il momento la posso gestire. Perché sennò mi fa tanti, 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 tanti danni. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. E vediamo se lui mi tira. Ragazzi, non è counter di più. Io non so come gestirmi la situa. Meno male che... Eccola. E niente, torre andata. Arrivederci. Arrivederci. Molto bello. Guarda se si toglie. Ma possibile mai? Tra l'altro la torre non mi è andata giù per... Non ne ho idea. Quello come lo fermo io? Chiedo sempre per un amico, eh. Molto bene, molto bene. Ah, io mi faccio fa torre. Non ho niente, raga. Non ho niente. Non sto scherzando. Non ho niente. Non ho niente. A posto. Avete capito come ho perso sta partita, sì? Avete capito come ho perso sta partita? Non avevo niente per fare niente. Lui miner e pipistrellini mi ha disintegrato. Io questa la prendo invalida, quindi me ne faccio un'altra con questo deck qua. L'ho detto, facevo serio. Me ne faccio un'altra che non esiste, per me è invalidata. Proprio super counter, proprio senza motivazione una roba del genere. Veramente troppo, direi. Direi anche troppo, dai. Io questo tipo di deck sono capace di utilizzarlo, eh. Però se mi metti contro proprio il mio counter per eccellenza, o uno dei miei counter per eccellenza, io l'arco X te lo lascio perdere, che questo deck che c'ho in mano è proprio uno di quelli kamikaze al 100%. Rischio un botto però, eh. Quindi non te lo posso proprio lasciare completamente gratuito, no. Completamente gratuito, no. Ok. Altri pipistrellini? Va bene. Va bene, va bene, va bene, va bene tutto, va bene così. E già prendiamo un po' di vantaggio. E già ci prendiamo un po' di vantaggio. Che poi ne potrei mettere un'altra, ma probabilmente andrei a esagerare. Però... Che faccio? Me ne privo? No. Vedi? Sfera infuocata su quello. Come livello 13, livello 16. Minchia, livello 16 qua, cosa? Mi sembra un po' esagerata. Minchia, livello 16. Cioè, dal 13 è passato a 16. Minchia, è fortissimo. È una... La torre l'ho persa, eh. In realtà mi va bene tutto. Lui ha la sfera infuocata. Lui c'ha diverse cose molto interessanti. Proviamo così. Che ne so? Ci provo? Proviamoci, dai. Per me, persissimo, ho detto, a me questo tipo di deck mi piace un botto giocarlo.
mi ricorda i vecchi tempi, quindi mi piace un botto giocare allo sto tipo di deck, tantissimo. Ma quello di prima, ho detto, raga, quello di prima non è che non ero capace io, è che veramente non se può. Cioè, non se può, è una cosa incredibile. Vedi? Quindi, registro attività, mi faccio, provo a farmi l'ultima. Questo qua è proprio il... Questo è proprio... Posso... Aspetta, fatemi fare... Purtroppo no, perché sennò sarebbe stato utile. Sarebbe stato utile portarci su questo. Ma a me conviene la moneta magica per questo qua. Secondo me no. Secondo me no, dai, facciamoci l'ultima. Oh, l'ultima chat, non rompete i coglioni. Io ve lo dico, non rompete i coglioni. Basta. Siete esagerati. Cioè, sono 45 minuti di Clash Royale, raga. 45 minuti di Clash Royale. Ma chi ve li fa 45 minuti di Clash Royale? Provo. Ci proviamo, dai. Porca matina. Ma arrivano? Ok. La storia non è così tanto facile. Io ve lo dico, la storia non è così tanto facile. Certo, lui me lo porta a spasso. Come se non ci fosse un domani, eh. Cioè, me lo porto proprio a spasso. Proprio tanto, tanto, tanto. Sicuramente questi vanno in difesa. Lo potrei tirare centrale. Lo potrei tirare centrale questo qui. E probabilmente lo farò. Facciamo così. Ok. Sono stato bravo? Sì. Però come lo attacco io questo? Perché lui mi tira le fulmini. C'ha... questa è brutta, raga. Sicuramente qualcuno più bravo di me già l'avrebbe... L'avrebbe vinta. Probabilmente questo, non lo so. Ci sta. Ci sta. Ma possibile mai che dobbiamo andare violentemente di spell? Può essere mai? Se mi fa la fulmine lì è un mostro questo, eh. Mirko, tacci tua. Tacci tua, Mirko. Fai schifo, fai cagare. Fai cagare, Mirko. Io te lo dico. Secondo me, difficilissima. Questa partita è difficilissima. Molto difficile. Perché io posso veramente spammare come se non ci fosse un domani. Perché nell'overtime dovrei veramente diventare una rottura di palle. Ma lui c'ha la fulmine, raga. Lui mi fa malissimo. Non so come cavarmela. Vi dico la verità, non so come cavarmela. Vi dico la verità, non so come fare. Perché io ci ho pure tantissimo della sua fulmine. Veramente ci ho paurissima della sua fulmine. Non so. Boo. Ok. Non lo so.
Ve giuro non ne ho idea. Se lì mi tira la fulmine è super, 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 super buona. Super, super buona. Forse questo no. Non lo so, raga, ci sto a provare con tutto me stesso. Non lo so. Cioè, mi ha tenuto veramente... Peccato, bella partita però. Bella partita però. Non so se potevo farcela, eh. Vi dico la verità, non so. Non so. Non so, so solo che l'ho giocata bene dopo. Però lui c'aveva tanti punti sopra di me. Potevo farcela? Secondo me no. Secondo me no. Secondo me no, era molto più vantaggio lui. Peccato perché non ce l'ho fatta. Peccato, 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 peccato. Però, mamma mia, io mi rompo il cazzo. Cioè, se io nella mia testa decido di arrivare a un determinato... Voglio arrivare a 5009. Ma lasciatemi arrivare a 5009. Dai, su, tanto, manca poco a un'ora. Chi se ne frega, cioè, ci stiamo. 10 minuti in più. Tanto mica devo lavorare io. Cioè, pure adesso sto lavorando, ma devo fare dei placement. Asus, Kingdom, qualche cosa. Pensa che deck che mi ha rotto. Pensa che deck che mi ha rotto. A questo di prima c'aveva pure la tornado, quindi corchiamo. Vabbè, oddio. C'avevo l'arco X alla fine, non è che sarebbe mai successo niente di particolare. Due per difendere, non lo so. Sì, Mirko, vai tranquillo, non ti preoccupare, non succede niente. Tanto hai perso solo 200 di Elisir. Valkyria non dovrebbe essere un problema così gigante. Mi tengo le spell a sto punto, raga, che dite? Aspetta, possiamo fare così. Forse la devo fare un po' prima? Forse la devo fare un po' prima, raga. Non la difendo, non la difendo la torre. Forse dovevo, ma non... Forse la dovevo fare un po' prima la fulmine, raga. Io sto deck non ho mai imparato a giocarlo bene. Ce la posso fare, però, eh. Ce la posso fare. Sfera infuocata, non lo so. Bombarolo a supporto ci può stare? Sì. Ci sta. Drago infernale. L'overtime mi servirà un botto. I pipistrellini sarebbero davvero... Esatto. Parto da dietro. Vediamo lui che fa, eh. Un po' di sfighetta qua. Veramente qua così. Bombarolo ci sta. Questo. Posso ripartire dietro senza perdere l'Isir. Tosta. In difesa mi va lui. Ok. Non lo so, mi sembrava buona. Mi sembrava buona. Ci riprovo. Va bene, va bene, va bene.
Mi è concesso dire che l'ho giocata bene perché mi sono ricordato dopo come si giocava questo deck? Mi è concesso dirlo? Secondo me sì. Secondo me sì. Secondo me sì. Dai, partita bonus, me la lasciate fare la partita bonus. Ho giocato come meglio potevo, dai. Partita bonus, basta, l'ultima. Madonna, ragazzi, è una cosa incredibile, oh. Ah, io spero che vi faccia piacere questo mio algoritmo di Clash Royale che fa sì che arrivano dei video giganti, incredibili, eccetera, eccetera, eccetera. Potevo tirarlo meglio. Avrebbe bloccato molto di più. Avrebbe bloccato molto di più. Molto di più. Ok, quel maiale mi sta anche bene. Raga, è molto difficile per me questa partita. Non ci sto capendo niente. Non ci sto capendo niente. Non so proprio Valkyria mi countera l'abilità. Niente, pure questa potevo tirarla meglio. Valkyria mi countera. Che faccio? Sicuramente questa così. Io lo so, ma brutta così, però. Se non voglio ricevere dei danni. Posso dire che è andata male? Non ho niente. Cioè, non sto giocando bene. È difficile, raga. Per me è difficile. Per me. Guarda. Guarda. Carino così il gioco, eh. E torre fatta. Carino il gioco così, eh. Questo per esempio per me ha giocato male lui, l'opponent. Secondo me. Non penso di recuperare la partita assolutamente. Non penso proprio. Cioè, secondo me, raga, è proprio perfetto per perdere questa storia qua. E che cambia? Che cambia, mi? Di là stiamo cercando di fare l'impossibile, ma... Quanti maiali ha spawnato, secondo voi? 6.000? 7.000? 8.000? Io penso che potevo vincerla questa, sapete? Io penso che potevo vincerla, era molto difficile. Però non riesco, cioè sto bloccato, raga. Poi questo deck che sto utilizzando per me è molto molto difficile. Ha detto un orario, ho un'ora e poi basta. Molto molto difficile questo deck. Però me ce voglio impegnare a giocarlo. Non è che non me ce voglio impegnare. Scaricuccioli divisi a metà. Sì sì, comunque mi mancano ancora tante cose con questo deck. Speriamo che riesca a prenderla. Sai che c'è? Sai che c'è? Che devo fare, ga? Sai che c'è? Che devo fa? Ditemi che devo fa. Io lo faccio. Vedrai, questo mi ha tirato. Questo mi ha tirato sta roba. Forse quello è forte? Non lo so. Sì, è forte, ma va bene. Voi ci avete capito più niente? Io non ci ho capito più niente, perché probabilmente avrei fatto torre se non fossi crashato per la 40ª volta. Palese, dai. Palese, dai. Ci stiamo a prendere in giro, per favore. Scaricuccioli li butto tutti di là.
Dovrei essere comunque 100-0 su questo deck, eh? Dovrei proprio essere 100-0, raga. Dovrei essere veramente 100-0. Proprio tanto, raga. Proprio tanto, tanto, tanto. Sì, lo so che lui c'ha quello. Questa è buona. Questi li posso mettere pure qua. Dovrei essere proprio 100-0. Sì, oh, meno male che l'hai capito. Ma mica per cattiveria, eh. Mica per cattiveria. Questo era proprio counter. Cioè, questo contro di me ha detto: sapete che c'è? Sto bene così. Sto bene così. Oh, non mi dite niente. L'ultima. L'ultima. Mannaggia, quale ultima? Ma quale ultima? Ma quale ultima? Che da quando stavo a 20 minuti di video che sto di l'ultima. Ma quale ultima? È una prigionia sto gioco. Una prigionia, raga. Quindi? Strega madre. Per me ci sta. Non so se l'ho tirato bene, non credo. No, invece sì. Penso di sì. Fatto bene, dai. Fatto bene, dai. Secondo me ci sta. Aveva valore. Secondo me sì. Tanti danni. Oh, bei dannini. Certo, quello lo dovrei fermare in qualche maniera, eh. Questo qua. Sto baby dragon. Veleno mi va bene. Mamma mia, se mi va bene la veleno. Vai, vai con la veleno. Vai, vai. Bella giocata, complimenti. La veleno secondo me ci sta un botto. Così me la so torta subito. Ok. C'ha le frecce lui, eh. Ok, ho gestito. Fermi. Quindi Mother mi serve per lei. Della cimitero. La madre mi serve per la cimitero. Secondo me. Secondo me, poi magari sbaglio. Porco due. Questa penso sia buona. Lui c'ha la veleno però, eh. Questo lo metto sicuramente di qua. Questo vado così. Non mi posso far fottere. Veleno è ottima. Farmo delle anime così. Una hit me l'ha data. Faccio così. Se mi prende anche... Ah, ho goduto. Secondo me ci può stare. Forse sì, forse no. Devo resistere? No. Ok, forse gli ho regalato troppa roba. Forse gli ho regalato troppa roba. Ok. Non ho giocato bene. Ma comunque ce la siamo cavata. E dopo un'ora e 5 minuti. 5.923 trofei. Signori,
Se non lasciate un like, non mettete CiccioCamera89 come codice creatore, vedete via una cacarella. Al prossimo appuntamento col vostro CiccioCamera89.